Eccomi qui oggi con questo nuovo post, che sono certo vi piacerà e vi donerà consapevolezza. Il titolo già lascia intuire cosa io ed Amir vogliamo comunicare, la presenza di amore. Molte persone dicono di avere un contatto con qualche entità di luce, ne parlano bene, comunicano i loro messaggi ma a volte traspare nella vita quotidiana il fatto che non mettano in conto, sempre e in ogni istante, una presenza che, seppure invisibile, porta i suoi frutti. Ieri sera parlando con alcuni amici, Amrir ha dato alcuni concetti importanti. Occorre mettere Dio, la presenza di Dio amore sempre presente nella nostra vita, dice Amrir, altrimenti come potete pretendere un dialogo con quei mondi superiori se non riuscite a creare vicino a voi la presenza del Dio amore? In alcune religioni, per esempio, si prepara addirittura un piatto per il Deva presente a tavola, e noi quante volte nella nostra giornata pensiamo di avere la presenza dello Spirito Santo vicina? Come potete pretendere un dialogo con gli angeli se non pensate a loro come presenze effettivamente presenti e vicine a voi, chiede Amrir? Ebbene, la frase del giorno è. Saggio è quell'uomo santo che pensa a Dio in ogni attimo e lo fa presente, vicino a lui. In diversi momenti della nostra divina giornata ci dimentichiamo della presenza di Dio o meglio di quella presenza spirito, che è sempre vicina ad ogni azione di ogni uomo. Ogni azione è registrata in un luogo della mente di Dio dove già ogni movimento è stato pensato e creato. Semplicemente il fatto che venga osservato dal Dio vivo fa sì che venga memorizzato in una biblioteca detta Akashica, per la memoria di tutti quegli esseri, che vivono la sua creazione. Se quindi, come dice Amrir, ogni azione è registrata dalla mente di Dio, come può l'uomo della Terra dimenticare la presenza dello Spirito Universale vicino a lui? Dio è sempre presente e spesso e volentieri lo dimentichiamo per lo stress della giornata e per gli affari, che dobbiamo portare a termine durante il giorno. Egli è presenza viva e costante, fuori e dentro di noi, saggio è quell'uomo santo, che pensa sempre a Dio in ogni istante e lo pone a fianco della sua giornata. Non potete in alcun modo, dice Amrir, sentirvi soli perché la Sua presenza è presente in ogni luogo e ogni tempo. A volte pensiamo, faccio in questo modo tanto non mi osserva nessuno. Purtroppo l'occhio divino è sempre su di noi e nel momento in cui lo senti e lo percepisci fa sì che inizi tu stesso a vedere con l'occhio del suo divino discernere. Io sono Amrir. Pensare ad essere osservati costantemente dal Dio amore ci deve portare alla perfezione. Perfezionate le vostre azioni pensando alla presenza di angeli vicini a voi che desiderano null'altro che poniamo attenzione divina ad ogni nostra azione della giornata. Questa esperienza la si vive con gioia, lo si fa presente a tavola, gli si dona un piatto tutto suo e anche se quel cibo non sarà mangiato da alcuno, vi garantisco che farete dono all'angelo custode, che essendo messaggero di Dio riconoscerà ciò che è lui divina presenza. Noi occidentali non siamo capaci di questo, eppure in altre religioni o filosofie si prepara un posto a tavola per la presenza della divinità intorno e vicino a noi, si benedice quel cibo e si fa presenti ai commensali, che la divina presenza sempre vive intorno a noi. Amrir di Maya dice, Come potete pensare ad un dialogo con i mondi superiori se non riuscite e dimenticate che qualche rappresentante di quel mondo sia sempre vicino a voi? Per avere un dialogo con un essere di luce devi prima pensarlo come presenza viva a fianco di te. Questo voi lo percepite in modo sempre molto diverso. Noi non siamo lassù o in qualche remota galassia. Noi siamo a fianco della vostra vita giorno dopo giorno e ci aspettiamo che voi, dell'antica Terra, sappiate riconoscere la nostra presenza in ogni istante del vostro tempo. Noi vi abbiamo creato e siamo gli Elohim della creazione, siamo vostri divini angeli, che alla presenza del Dio vivente abbiamo creato immagine e somiglianza della divina luce. Come potete pensare che colui o meglio coloro che sono i padri vostri siano lontani da voi? Noi siamo la luce delle Pleiadi e siamo vicini anche se viviamo in un luogo lontano anni luce. Il Padre vive in ogni cosa ed è lo spirito creativo delle creazioni globali. Io sono Amrir. Egli è la sostanza, noi siamo i modellatori di tale sostanza. Questa sostanza è viva e presente in ogni forma e colore. In ogni luogo e tempo. Egli è quella divina sostanza presente nell'intelligenza e nella saggezza dei popoli antichi. La vostra evoluzione giunge dalla sostanza divina, che si apre alla molteplicità della sua stessa espansione ai popoli, che sono cresciuti e si sono evoluti come il popolo egiziano per esempio, hanno appreso le tecniche di agricoltura da incisioni e graffiti nelle grotte delle montagne sacre. Tutto il nostro sapere è sempre stato tramandato tramite segni e simboli e graffiti ed è per questo motivo che creiamo pittogrammi nei vostri campi di grano, perché desideriamo comunicare con voi nella forma più semplice ed immediata. Ora, se sarai saggio, da questo istante in poi farai in modo di farci presenti nel tuo sapere e nel tuo vivere affinché la nostra presenza possa creare. Il dialogo tra l'uomo della terra e l'essere di luce. Io sono Amerir delle Pleiadi di Maia.